Alleluia, lode il Signore, sempre, comunque ed eternamente, perché è la ragione della nostra vita. E oggi vogliamo ringraziare il Signore per la parola. Le cose vecchie sono passate. Ecco, io sto facendo una cosa nuova. E quando ascolto questa parola sono sempre con un atteggiamento di sorpresa, proprio di attesa di questa cosa nuova che Dio sta facendo e la sta facendo per ognuno di noi e lo immagino all'opera, immagino davvero i suoi pensieri, davvero che cura, come quando noi stiamo preparando qualcosa di nuovo e qualcosa sempre di bello, una festa, mi viene in mente di tutto, ogni dettaglio prende il suo interesse, la sua forma e vedere Dio all'opera nella mia immaginazione mi riempie di una gioia straordinaria. Lui sta facendo una cosa nuova e una cosa nuova è il giorno di oggi rispetto al giorno di ieri e sta facendo una cosa nuova anche in noi, nel tuo cuore, nel mio cuore, proprio profondamente dentro di noi, non solo per soddisfare i nostri desideri o i nostri occhi o le nostre aspettative, ma proprio sta rinnovando ognuno di noi. E ieri sera durante una preghiera si parlava dell'avanti Cristo e del dopo Cristo. In effetti anche noi possiamo raccontarlo nella nostra storia che c'è un tempo avanti Cristo e un tempo dopo Cristo, un tempo segnato nella nostra vita che ha proprio tagliato di netto una realtà portandoci a un'altra realtà, il suo Kairos incredibile, il tempo dell'amore, il tempo dell'amore nel quale, dove lui ha messo in noi ogni pienezza. Ogni meraviglia, ogni opportunità e lo continuo a dire perché davvero io desidero proprio, e questo è il mio desiderio, la mia preghiera, che ogni fratello, ogni persona possa riacquistare la potenzialità che c'è nell'essere cristiani, riprenderla tutta totalmente, viverla, condividerla e gridarla al mondo, soprattutto in questo tempo. Cioè proprio tutto viene trasformato alla luce della sua verità e alla luce del suo Kairos. Da un tempo che noi vivevamo, un tempo scandito dal tempo che passa, dal tempo che viene contato, a un tempo che diventa qualità, che diventa pienezza, che diventa ogni cosa. E io ringrazio Dio per tutta la mia vita vissuta avanti Cristo, una vita che comunque mi ha dato cose belle, mi ha dato cose belle in me, al di fuori di me, mi ha dato una bella famiglia, tante cose che ho già testimoniato anche più volte, ma lo ringrazio ancora di più per il tempo dopo Cristo nella mia vita, perché quel tempo innanzitutto mi ha restituito a me stessa. E io ringrazio Dio e lo ringrazio per ognuno di voi che riprende totalmente possesso di se stesso. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ricevi oggi la verità di Dio in te, per te, in quel Cristo che è venuto apposta perché la nostra gioia sia piena. Lode e gloria a te sempre, eternamente, Signore mio e Signore nostro. Lode a te.